Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. Coinbase sta acquisendo una partecipazione di minoranza in Circle Internet Financial e le società stanno sciogliendo la partnership con Central Consortium, che aveva emesso USDC, la seconda stablecoin più grande al mondo. Come parte della mossa, Circle porterà l'emissione della governance di USDC completamente all'interno dell'azienda. S&P Global ha tagliato i rating e rivisto l'outlook di diverse banche statunitensi, dopo l'analoga mossa di Moody's, avvertendo che i rischi di finanziamento e l'indebolimento della redditività metteranno probabilmente a dura prova la solidità creditizia del settore. Le importazioni indiane di luglio di petrolio greggio dalla Russia sono diminuite per la prima volta in 9 mesi, mentre le spedizioni in entrata dell'Arabia Saudita sono crollate ai minimi degli ultimi 2 anni e mezzo in seguito ai tagli dell'OPEC Plus, secondo i dati delle petroliere provenienti da fonti commerciali e industriali. La sterlina britannica si è emersa leggermente dello 0,2% contro il dollaro statunitense in ultima sessione. Il ROC indica un'opportunità di buying. L'ultima sessione ha visto l'euro cadere dello 0,4% contro il dollaro statunitense. L'RSI stocastico indica un mercato ipervenduto. La coppia dollaro australiano-dollaro statunitense ha avuto una minima spinta verso l'alto nell'ultima sessione, guadagnando lo 0,1%. L'RSI stocastico sta dando un segnale buy. La coppia dollaro statunitense-yen giapponese ha visto un calo minore dello 0,2% nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale sell. Richieste di mutui MBA degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 11 GMT. Vendita di nuove case degli Stati Uniti alle 14 GMT. Fiducia dei consumatori e IDJ dei Paesi Bassi alle 4.30 GMT. Fiducia dei consumatori dell'Unione Economica e Monetaria sarà rilasciato alle 14 GMT. Jibun Bank Manufacturing PMI del Giappone alle 12.30 GMT. Jibun Bank Services PMI del Giappone alle 12.30 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.